Per celebrare il suo 140esimo compleanno, la Banca Popolare di Bergamo ha organizzato sabato scorso al Teatro Donizetti una giornata di riflessione con l'intervento di ospiti illustri, il presidente dell'ABI Corrado Faissola e l'ex ministro del Tesoro Filippo Maria Pandolfi. L'occasione era ideale per ripercorrere i momenti salienti della storia della banca, ma anche per discutere della crisi economica che in questi mesi si è fatta sentire, anche sui conti del principale istituto bergamasco e sulla vita di tante famiglie. Emilio Zanetti, presidente di UBI Banca e di Banca Popolare di Bergamo, ha parlato del fatto che ormai da 15 anni l'Italia soffre di un calo di competitività a livello economico e che il problema del credito alle imprese esiste da molto tempo. In ogni caso non c'è un credit crunch, ha detto Zanetti. Le aziende non investono e ricorrono meno al credito. Certo, non possono obbligarci a dare credito a chi non se lo merita. L'impressione, ha invece rimarcato il presidente dell'ABI Faissola, è di vivere in una fase in cui gli operatori economici, che saranno protagonisti della ripresa, vivono in prudente attesa, non prendono la decisione di investire come se fossero trattenuti dalle preoccupazioni per il possibile insorgere di difficoltà. Questo rallentamento lo avvertono di più le grandi banche, ha aggiunto Faissola, probabilmente rispondendo al ministro Giulio Tremonti, che ieri ha criticato su questo tema le grandi banche. Ci possono essere casi di crediti non concessi, ma sono marginali, ha concluso Faissola. Al termine della manifestazione è stata consegnata a tutti i partecipanti una copia del libro Banca Popolare 1869-2009, pubblicata per l'occasione e composta di oltre 400 pagine. Racconta in 6 capitoli, con il supporto di documenti e fotografie anche inedite, l'intera vita della banca dalla fondazione ad oggi.